Buonasera, benvenute e benvenuti alla seconda edizione del TG6 che apriamo con il consueto bollettino sull'andamento del Covid in Abruzzo. Quest'oggi sono 66 i nuovi casi, di cui 15 però riferiti al periodo tra il 16 e il 24 maggio. Due morti, 203 guariti. Continuano a scendere sia il numero dei pazienti ospedalizzati, sia quello complessivo degli attualmente positivi. 66 nuovi casi di Covid in Abruzzo, 15 di questi però sono riferiti al periodo tra il 16 e il 24 maggio, non registrati tempestivamente dalla ASL 1 a causa degli ormai soliti disservizi informatici. Il più giovane tra i contagiati ha un anno, il più anziano ne ha 89. Di questi uno proviene da fuori regione e nessuno è residente in provincia di Pescara. 19 sono invece della provincia di Chieti, mentre 23 sono dell'Aquilano e altrettanti del Teramano. E quanto emerso dall'analisi di 3.471 tamponi molecolari. Due decessi portano il bilancio delle vittime a 2.473. Si tratta di un 68enne della provincia dell'Aquila e di un 83enne del Teramano. E con gli ultimi 203 guariti, attualmente in Abruzzo sono 5.685 positivi accertati, 139 in meno rispetto a ieri. Di questi 171 pazienti, meno 5 rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in area medica. 16 sono quelli in terapia intensiva, uno in meno rispetto a ieri, mentre gli altri 5.498 positivi accertati, 133 in meno rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Parliamo ora di scuola perché è iniziato il conto alla rovescia per gli esami di maturità nella nostra regione. Al via oltre 11.000 studenti che si dovranno preparare all'esame di Stato e siamo andati a vedere come ci si sta preparando al liceo classico Gabriele D'Annunzio di Pescara. Paolo Renzetti. Si avvia a conclusione l'anno scolastico, il 14 si insedieranno le commissioni degli esami di Stato, il 16 inizieranno gli esami proprio della maturità. Professoressa San Vitale, si arriva alla fine di un anno scolastico particolare, però gli esami si faranno in presenza così come era stato anche lo scorso anno. Anche lo scorso anno, esatto, e quest'anno siamo molto lieti di farlo in presenza. Del resto, dal 7 aprile abbiamo riniziato una situazione di riapertura e di riaccoglienza in presenza che si è allargata anche come percentuale di studenti in presenza. Noi, per esempio, le classi quinte le abbiamo sempre in presenza, in quest'ultima, almeno in quest'ultima fase dell'anno scolastico. E chiaramente faremo l'esame in presenza, stesso protocollo dell'anno scorso, quindi verrà solo il candidato accompagnato da un solo diciamo testimone. Avremo quindi la commissione che è sempre a distanza di 2 metri, ma chiaramente la commissione è sei membri più il presidente, quindi adeguatamente e con molta sicurezza siamo in presenza. Verrà il candidato accompagnato appunto da un solo testimone. E si succederanno quindi i ragazzi, i primi faranno l'esame, concluderanno l'esame di Stato proprio il 16 giugno, perché come lei giustamente ha detto la commissione è il 14 e con i ragazzi inizieremo il 16 giugno, quindi entro la fine di giugno sono conclusi quest'anno gli esami di Stato che sappiamo essere, come il modulo dell'anno scorso, anche quest'anno, anno pandemico anche peggio dello scorso anno, solo il colloquio orale, si svolgerà solo il colloquio orale. Però la situazione, oltretutto in Abruzzo, addirittura ho sentito che il governatore ha richiesto di anticipare la verifica per avere la zona bianca, per cui siamo in una situazione nettamente di ripresa, per cui sempre l'uso delle mascherine, la mascherina chirurgica, non quella di comunità, quindi porteremo tutte le misure di sicurezza, il distanziamento, la reazione costante, la pulizia, la rilevazione della temperatura all'ingresso, l'autodichiarazione di non essere chiaramente né in quarantena né di aver frequentato nei 14 giorni antecedenti, ormai l'abbiamo imparato a memoria tutti, persone affette da Covid e né di avere alterata la temperatura, chiaramente. Quindi, buon esame di Stato a tutti!
E a proposito degli studenti, sarà attiva da domani mattina la piattaforma per le manifestazioni di interesse alla vaccinazione anti-Covid riservata ai ragazzi impegnati negli esami di maturità. Lo comunica l'assessore regionale alla salute, Nicoletta Verì. I punti vaccinali in cui si terranno le sedute riservate ai maturandi saranno stabiliti autonomamente dalle diverse ASL sulla base delle disponibilità e delle somministrazioni già fissate nelle diverse sedi. La manifestazione di interesse potrà essere inserita collegandosi muniti di tessera sanitaria e codice fiscale all'indirizzo sanità.regione.abruzzo.it e seguendo le indicazioni. La successiva prenotazione invece potrà essere effettuata all'indirizzo prenotazioni.vaccinicovid.gov.it. Le somministrazioni saranno effettuate dal 3 al 5 giugno dalle ore 18 alle 23. È stato necessario prevedere questa doppia procedura, spiega l'assessore, per poter programmare slot straordinari dedicati nei nostri punti vaccinali e fornire le dosi di vaccino necessarie all'iniziativa senza compromettere la campagna vaccinale ordinaria. Cambiamo argomento ora alla cronaca. Rinvio a giudizio per due medici endoscopisti dell'ospedale di Ortona accusati di omicidio colposo per la morte di una paziente nel 2018. La decisione del GUP del Tribunale di Chieti è arrivata a seguito dell'opposizione all'archiviazione chiesta dal PM. Il processo inizierà ora il 7 marzo del 2022. Alfredo Primante. Il GUP del Tribunale di Chieti Luca De Ninis ha disposto il rinvio a giudizio per due medici endoscopisti dell'ospedale di Ortona accusati di omicidio colposo nell'esercizio della professione sanitaria. Il giudice per le udienze preliminari ha anche ammesso la costituzione di parte civile dei familiari. La vicenda riguarda la morte di una donna di 48 anni deceduta nel settembre del 2018 nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Lanciano dopo essere stata sottoposta ad un intervento endoscopico. Durante le indagini preliminari il PM della Procura Teatina Giuseppe Falasca aveva avanzato la richiesta di archiviazione per i due medici respinta dal GIP di Berardino a seguito dell'opposizione dei legali della famiglia, gli avvocati Cristiana Valentini, Massimo Romano e Luca Di Carlo. Il GIP, dopo aver accolto la tesi difensiva che riteneva l'intervento endoscopico controindicato rispetto all'operazione chirurgica, ha formulato l'imputazione coatta degli indagati evidenziando la sciatta negligenza nel sottoporre la paziente ad un intervento totalmente sconsigliato. Il processo prenderà il via il 7 marzo 2022 davanti al giudice monocratico del Tribunale di Chieti. Quali sono le prospettive per il settore dell'edilizia in Abruzzo dopo la pandemia? Ne abbiamo parlato con il presidente dell'ANCI Abruzzo, ascoltiamolo. Il settore delle costruzioni in Abruzzo rappresenta in termini di investimenti l'11,1% del PIL regionale ed in termini di occupazione il 24,1% degli addetti nell'industria e il 7,1% dei lavoratori operanti nell'insieme dei settori di attività economica. La pandemia è stata una vera e propria doccia fredda perché ha indebolito fortemente il lieve aumento degli investimenti in costruzioni dopo una lunga e pesantissima crisi in atto dal 2008 che aveva ridotto i livelli produttivi di circa un terzo. Tra il 2008 ed il 2018 sono uscite dal mercato circa 4.000 imprese di costruzioni nella percentuale del 25,7%. Attualmente ne risultano attive 11.335. Nell'ultimo anno gli investimenti nel settore sono risultati in calo. Le prospettive del settore dell'edilizia sono però positive, come spiega il presidente regionale dell'ANCI Antonio Dintino, che in merito al pericolo delle infiltrazioni della criminalità organizzata invita il governo ad essere ancora più vigile. Le prospettive sono ottime, diciamo, non dobbiamo sbagliare l'approccio. Noi abbiamo un codice degli appalti che fa lacune da tutte le parti, tant'è vero che adesso per poter spendere le risorse dal piano di ripresa e resilienza, che sono la bellezza di circa 2,6 miliardi per quanto riguarda l'Abruzzo, noi non dobbiamo sbagliare, quindi vengono i commissari, vengono la deregulation, vengono poteri speciali. Noi non siamo per questi poteri speciali, non siamo per i commissari, ma forse è l'unica soluzione per poter far partire questi lavori. Questi lavori per l'Abruzzo cubano circa 10.000 impiegati
all'anno. Nei prossimi 5 anni noi potremmo tornare a rimettere 50.000 operai nei nostri cantieri. Quindi è importante che da questa montagna non nasca il solito topolino. Voi vi rivolgete ovviamente anche alla Regione, al Governo. Soprattutto la Regione e al Governo. Si è cristallizzato in questo momento proprio la difficoltà di far partire i lavori pubblici. Un lavoro pubblico di media grandezza in Italia ci vogliono circa 15 anni. Capiamo che abbiamo bisogno di leggi speciali. È un fallimento della politica nazionale e anche della politica, ahimè, regionale. La UIL Abruzzo si dice totalmente contraria al termine del blocco dei licenziamenti il prossimo 1° luglio, anche questo, oltre che la questione della sicurezza sul lavoro, sarà al centro della manifestazione unitaria con anche le sigle CGIL e CISL in programma venerdì a Pescara. La brusca interruzione del blocco dei licenziamenti rischia di avere conseguenze disastrose sull'occupazione in Abruzzo, una regione dove ammortizzatori come la cassa integrazione e ancora di più la NASPI, cioè l'assegno di disoccupazione, parlano di un'evidente fragilità del sistema produttivo. L'allarme è lanciato dalla UIL Abruzzo, che interviene proprio sulla fine del blocco dei licenziamenti a partire dal 1° di luglio, così come individuata dal governo dopo forti tensioni fra ministri e forze di maggioranza. Solamente nel 2020, commenta Michele Lombardo, segretario UIL Abruzzo, sono state 61.471.170 le ore di cassa integrazione autorizzate in Abruzzo, 16.143.359 nei primi 4 mesi del 2021, in aumento rispetto alle 16.086.103 dell'analogo periodo 2020. Cifre impressionanti che indicano quanto ancora massiccio sia il ricorso agli ammortizzatori sociali causa Covid. Ancor più impressionante il dato relativo alla NASPI in Abruzzo. Nel 2020 sono state 46.937 le ore liquidate, numero inferiore sicuramente al 2019 con i 51.135, ma pur sempre erogate in una fase in cui il blocco dei licenziamenti è attivo. In altre parole, dice la UIL, stiamo parlando di persone che nonostante il blocco il lavoro lo hanno già perso. Per questo il sindacato si dice preoccupato per le decisioni assunte dal governo. Riteniamo sbagliata la posizione di Confindustria, continua la UIL. Per uscire dalla crisi, infatti, c'è bisogno di gradualità e servono strumenti che facciano da cuscinetto per un atterraggio morbido. Anche per questo, nel corso della manifestazione in programma il prossimo venerdì 28 di maggio a Pescara, sui temi della sicurezza sul lavoro insieme a CGIL e CISL, la UIL chiederà al governo di ripensare la sua decisione e di non appiattirsi sulla posizione di Confindustria, che per il sindacato è totalmente inaccettabile. La Tercop annuncia azioni legali contro il comune di Teramo. Potrebbe finire in tribunale il caso della cooperativa che ha gestito gli stalli a pagamento in città per oltre 20 anni e che il nuovo bando pubblico ha escluso per mancanza di requisiti. La Tercop è costituita da 23 operatori socialmente svantaggiati che rischiano di perdere quindi il proprio lavoro. Ce ne parla Tania Bonici Castelli. Ci sono rabbia, scoraggiamento e disperazione nelle parole di Leo Iachini, presidente della Tercop di Teramo, la cooperativa costituita da lavoratori svantaggiati che per oltre 20 anni ha gestito gli stalli a pagamento del comune di Teramo e che potrebbe dissolversi entro breve. La nuova gara per l'affidamento del servizio bandita dal comune di Teramo infatti li esclude per mancanza di requisiti. Ad aggiudicarsi l'appalto da 6 milioni di euro della durata di 8 anni è la Easy Help Costruttori Teramani, che si spera accolga il suggerimento dell'amministrazione comunale di riassorbire una ventina di lavoratori della Tercop. Ma è solo un suggerimento che il privato potrebbe anche ignorare, dunque nessuna certezza di futuro occupazionale. La CGIL di Teramo chiede le dimissioni dell'assessore comunale ai trasporti Maurizio Verna e la Tercop è pronta ad agire legalmente contro il comune di Teramo per l'esclusione dalla gara. Il comune suggerisce al privato di riassumere i lavoratori della Tercop, ma è solo un suggerimento, voi siete molto preoccupati per questo. Sì, ovviamente, il suggerimento è uscito ieri, perché fino all'altro giorno loro
a chiacchiere davano le garanzie al comune. Tranquilli, tranquilli, se lo guardate, siamo stati noi che abbiamo tirato fuori le sentenze del TAR, per dire che ovviamente tra il dire e fare ci sono le sentenze, quindi il gestore avrà la possibilità di essere mano libera per ovviamente gestire col personale di cui avrà bisogno. Quanti lavoratori ha la Tercop adesso? Allora, la Tercop in questi anni ha gestito i parcheggi con circa 28-30 persone, ovviamente perché il sistema era diverso. Noi, la cosa triste è che noi abbiamo presentato progetti alternativi dove in pratica si rimpieghiavano tutti con certezza e con un guadagno doppio rispetto al progetto financing, e ovviamente il comune ovviamente su questa cosa rimanda la responsabilità al solito dirigente che ha espresso un parere tecnico negativo interno loro, perché noi non siamo venuti a conoscenza di straforo, e ovviamente siccome noi pensiamo che le leggi ancora sono valide, sono l'interesse pubblico, l'imparzialità e la buona fede dell'amministrazione non sono principi generali ma sono principi di legge, quindi noi ovviamente oggi daremo mandato ai legali nostri per tutelare gli interessi nostri e dei lavoratori. La cosa che però moralmente ferisce di più i lavoratori della Tercop, confessa il presidente Iachini, è il fatto di essere stati abbandonati dalla politica e il silenzio assordante dell'intero consiglio comunale. Soprattutto è inaccettabile poi dal punto di vista nostro il silenzio del consiglio comunale. Qua si sta parlando di interesse pubblico, di discriminazione, di imparzialità, e non abbiamo ascoltato un'interrogazione, una sola interrogazione su queste questioni. Questo è molto triste. La Regione Abruzzo ha firmato le convenzioni con 5 comuni per la realizzazione di altrettanti centri di raccolta dei rifiuti. Al Chetalase. Un finanziamento da 200.000 euro per ciascun comune per la realizzazione di centri di raccolta dei rifiuti. Ieri mattina l'assessore regionale con delega alla gestione dei rifiuti, Nicola Campitelli, ha sottoscritto insieme ai sindaci dei comuni di Bellante, Orsogna, Tolo, San Vito e Capistrello le convinzioni attraverso cui dare inizio alla realizzazione dei centri raccolta. Complessivamente il finanziamento è pari a 1.478.000 euro. E rientra nell'ambito del quadro strategico nazionale 2007-2013, che utilizza risorse europee dello sviluppo e coesione per raggiungere gli obiettivi di servizio nell'ambito della gestione del ciclo dei rifiuti. Viviamo in un periodo dove la transizione ecologica è un pilastro fondamentale del New Green Deal, ci stiamo giocando una partita importante sulla sostenibilità ambientale, e noi abbiamo voluto dare un segnale ai cittadini, un segnale a quei sindaci che ogni giorno operano sui territori. C'è ancora tanto da fare, però noi ce la stiamo mettendo tutta affinché anche in Abruzzo possa aumentare la qualità della vita dei nostri cittadini e quindi degli abruzzesi. Siamo così giunti alla pagina sportiva del nostro telegiornale, parliamo di calcio, sarà Massimo Paci il nuovo allenatore del Pordenone in Serie B, marchigiano di Fermo, classe 1978, ex calciatore del Parma e reduce da una stagione sulla panchina del Teramo in Serie C con cui ha centrato i playoff, e il tecnico ora firmerà un contratto biennale. Con lui ci sarà il suo vice Roberto Guana, con il quale lavora dall'esperienza in Dicol lì nell'annata 2019-2020, a giorni è attesa la presentazione. Battuta quindi la concorrenza di Bruno Tedino, Alessandro Calori e in particolare Maurizio Domizzi, allenatore uscente, che con Paci e Guana ha giocato ad Ascoli nel 2005-2006. L'ex difensore dell'Udinese aveva contribuito in maniera determinante alla salvezza dei Ramarri, centrando 11 punti in 8 gare dopo aver rilevato il gruppo da Attilio Tesser e dopo essere stato promosso dalla Primavera. Il suo futuro però sarà quindi lontano da Pordenone. Andiamo ora in casa Pescara, il tecnico della Primavera del Pescara, Pierluigi Iervese, intervenuto nel corso di replay, ha voluto ringraziare tutti i protagonisti di una cavalcata che ha visto i giovani del Delfino trionfare in Primavera 2. Ascoltiamolo. È stata un'emozione particolare, bellissima, e come hai detto tu, ci tenevo ad allenare la Primavera da diverso tempo, e quindi per me era sempre stato un obiettivo. Vincere un campionato con la squadra della mia città, devo dire che è stato veramente bello e mi ha dato un'emozione fantastica. Devo sicuramente in questo momento ringraziare
i ragazzi che sono stati meravigliosi, perché hanno veramente dato l'anima e disputato un campionato bellissimo. Però il primo ringraziamento lo devo dare al presidente, perché devo dire che è stato lui a riportarmi a Pescara e a darmi la primavera. E quindi volevo ripagare la sua fiducia, e penso che con questa vittoria il primo ad essere felice e contento sia lui proprio. Come ti dicevo prima, l'emozione è bella da condividere con tante persone, con il mio staff, veramente, che ci tengo a nominare, a linkare, perché sono stati veramente meravigliosi. Dal mio secondo Pietro Paolo, Giacomo, i preparatori Ermanno Ciotti, Sebastiano Costantini, Massimo Luciani, il preparatore dei portieri, gli assistenti tecnici, Luca Dulisse, lo staff sanitario, Andrea, non vorrei dimenticare nessuno, il magazziniere Vittorio, sono stati veramente meravigliosi, tre dirigenti, Trifone, Di Giacomo, Gulizia, che veramente sono persone che hanno dato l'anima per questo obiettivo, ed è veramente una soddisfazione grande averlo raggiunto. Quindi un'emozione grande, soprattutto il giorno dopo è ancora più bella, Enrico, credimi, perché riesci a metabolizzare tante cose e a goderti veramente quello che è stato fatto. All'inizio siamo partiti non bene, mi ricordo che siamo stati eliminati al primo turno in Coppa Italia dalla Reggiana. E penso però che da lì è scattato un qualcosa di importante con i ragazzi, perché da lì la delusione iniziale ci ha portato a creare quel gruppo unito, un gruppo che ha cercato in tutti i sensi di raggiungere un obiettivo che ci eravamo prefissati, ma che dovevamo raggiungere con solo esclusivamente con il lavoro. Quindi da quel giorno credo che sia scattata una molla nei ragazzi, si sono, devo dire, veramente affidati e hanno lavorato tantissimo con impegno e con sacrificio, e la soddisfazione più grande, oltre al fatto di aver raggiunto un risultato importante, di essere tornato in Primavera 1, è anche quello che sotto il profilo della crescita individuale, devo dire che molti ragazzi hanno fatto veramente grossi miglioramenti, e questo è motivo d'orgoglio per quanto riguarda tutto il discorso del settore giovanile, come ho detto pure ieri. Perché, ripeto, oltre a condividere questo risultato con il mio staff, ci tengo a condividerlo con tutto il settore tecnico del settore giovanile, perché è un lavoro che viene fatto da diversi anni e poi naturalmente completato in primavera. E nella giornata di oggi si sono disputati ben 5 recuperi nel campionato di Serie D. Nel derby abruzzese la Vastese ha superato il Pineto a domicilio per 2-1, mentre il Giulianova è scivolato in casa con l'Agnonese per 2-1. Il Campobasso ha espugnato Vasto Girardi per 2-0 con le reti di Vitali e Cogliati, e questo successo consegna alla squadra di Cudini una forte ipoteca sulla vittoria del campionato. Come stiamo vedendo ora dalla classifica, il Campobasso si porta più 8 sul Notaresco quando mancano ormai 4 giornate alla fine del campionato. Nelle altre due partite il Porto Sant'Elpidio ha superato il Fiuggi per 2-1 e il Rieti ha vinto 2-0 il match tutto laziale con l'Aprilia. E a proposito di Serie D, quindi, come dicevamo, seconda sconfitta consecutiva casalinga per un Giulianova che comunque è già salvo, ma se domenica scorsa era stata la capolista a Campobasso a passare al Fadini, questa volta il risultato pieno lo coglie la già retrocessa Agnonese, che si impone con un gol per tempo. Stefano Recanati. Nel recupero della 26esima giornata di ritorno del campionato di Serie D, l'Agnonese batte 2-0 il Giulianova con una rete per tempo di Amaya e Sapone. In casa giallorossa tutti a disposizione per mister Biteto al rientro in panchina dopo aver scontato le due giornate di squalifica. Nel 3-5-2 del tecnico pugliese, a differenza del match contro il Campobasso, partono dal primo minuto Cucchi in difesa, Antonelli sulla corsia di destra, Massetti a centrocampo e Barlafante in attacco a far coppia con Paudici.
dice. Negli altomolisani guidati da Antonio Di Rosa c'è la macchia a guidare la difesa. A Di Lollo sono affidate le chiavi della cabina di regia, mentre in attacco giocano Sosa e Troiano. Dirige l'incontro Ilaria Bianchini di Terni. La prima occasione è di marca locale con De Cerchio che spara forte dal limite dell'area con la sfera deviata in corner dal bravo Caputo. Il Giulianova sembra poter controllare la partita, ma al 21esimo incredibilmente va sotto. Erroraccio in fase di disimpegno di Capitan Danna che spalanca lo specchio della porta ad Amaja e per il giocatore argentino è gioco da ragazzi infilare Mora per il gol del vantaggio. I locali accusano il colpo e commettono diversi errori individuali anche se si fanno vivi dalle parti di Caputo alla mezz'ora con Danna, ma il suo tiro non inquadra la porta. Ancora giallorossi alla ricerca del gol del pareggio con una doppia occasione al 42esimo che vede protagonista prima Paudice, il quale liberato al tiro da De Cerchio conclude con poca cattiveria facilitando la parata di Caputo, poi la sfera giunge sui piedi di Massetti murato dalla difesa. Sul finale di tempo l'Agnonese è costretta ad effettuare due sostituzioni, Barbato e Sosa alzano bandiera bianca al loro posto Page e Sapone. In avvio di ripresa è subito il Giulianova a creare una potenziale occasione da rete, passano appena due giri di lancette e Barlafante prova l'incursione in area di rigore, poi la conclusione sul primo palo esalta i riflessi di Caputo. Al sesto minuto tornano a farsi vedere gli altomolisani con l'autore del primo gol Amaja che, liberato in avanti dal rinvio di Caputo, spara incredibilmente fuori da buonissima posizione. Un minuto più tardi a divorarsi un gol facile facile il Giulianova, Antonelli lavora un buon pallone in area di rigore verso Paudice, ma l'attaccante pecca di leziosità e il suo colpo di testa viene bloccato in due tempi dal portiere. Al 25esimo si rivedono gli ospiti e lo fanno in maniera letale, dagli sviluppi di una rimessa laterale, pallone illuminante per Sapone che, partito in posizione dubbia, si presenta davanti a Mora e di precisione lo infila per il 2-0 ospite. Il sipario praticamente si chiude qui con il Giulianova che in maniera molto confusionaria cerca di realizzare il gol della bandiera senza impensierire l'estremo ospite, merito all'Agnonese che seppur già retrocesso in eccellenza sta onorando fino alla fine il campionato. Domenica ancora tempo di recupero con il Giulianova ospite in terra laziale dell'Aprilia. E ora torniamo sul match tutto abruzzese nel campionato di Serie D. Dopo 5 risultati utili consecutivi si ferma oggi il Pineto, battuto in casa dalla Vastese. Il risultato l'abbiamo ricordato prima, 2-1. La squadra di D'Addario reagisce al gol di Minnozzi, rimonta con le reti di Monza e Mamona. E si avvicina così a metà classifica. Il Pineto però resta comunque nella zona playoff in classifica. Allora andiamo a vedere tutti i dettagli e le azioni salienti nel servizio di Roberta Di Sante. Il Pineto cade nella trappola di una Vastese già salva ma tutt'altro che rinunciataria. Gli aragonesi si impongono in rimonta per 2-1 al Mariani Pavone nel recupero e fanno lo sgambetto ai biancazzurri nella corsa ai playoff in attesa dell'altro recupero contro il Castelnuovo fissato per il 2 giugno. Comante nel suo 3-4-1-2 effettua due cambi rispetto alla formazione vincitrice contro il Monte Giorgio con l'esordio di Brattelli in difesa per Mesisca e Baldinini a centrocampo al posto di Galeano. Sorprende invece lo schieramento aragonese con D'Addario che opta per il 3-5-2 al fine di arginare le sortite degli esterni pinetesi inserendo Barbarossa e Diallo larghi a centrocampo. Dopo un minuto di raccoglimento per le vittime della tragedia di Stresa, l'arbitro Claudio Campobasso della sezione di Formia dà il via alle ostilità. Prima occasione di marca locale al 10° con Baldinini che imbecca in verticale Minnozzi, ma l'attaccante perde l'attimo e si fa recuperare dalla chiusura della difesa vastese vanificando una buona opportunità. Ancora Pineto Baldinini che tenta la conclusione della spina fuori. I biancazzurri di casa insistono e sfiorano il gol al 20° con Mininclari che nel finale di frazione al 39° Mininclari fa partire il traversone sul secondo palo, il colpo di testa di Della Quercia che viene respinto, la sfera carambola sui piedi di Minnozzi che dal limite non perdona e porta in vantaggio i suoi. Ma la risposta ospite è immediata con la Vastese che rientra subito in partita al 41esimo sugli sviluppi del corner di Obodo. È impeccabile il colpo di testa a incrociare sul secondo palo di Monza che insacca l'argolino e riporta la gara in parità. Il primo tempo finisce sul punteggio di 1-1.
Si accende subito la gara nella ripresa con la Vastese che in apertura riesce a ribaltare il risultato. Al settimo giocata in verticale di Martiniello per Mamona che sorprende la difesa bianca-azzurra e in velocità salta Mercorelli insaccando indisturbato la sfera in fondo al sacco per il sorpasso della Vastese che ribalta il risultato. 1-2 e ottavo gol in campionato su azione per Mamona. La reazione della squadra di casa al 17esimo quando Della Quercia mette in mezzo il traversone. Ma è perfetto l'anticipo di Barbarossa sugli avanti finetesi, passa un minuto e ancora Pineto pericoloso, Minnozzi recupera un buon pallone, resiste alla retroguardia biancorossa e libera di tacco Romano che però tenta una sorta di pallonetto non riuscendo a trovare il colpo grosso, insiste la formazione di Pomante nel tentativo di recuperare le sorti del match, al 20esimo punizione di Mininkleri sul primo palo ma Di Rienzo si fa trovare pronto e disinnesca, ma l'occasione più ghiotta per i locali è al 24esimo per il neoentrato Mbuba che imbeccato alla perfezione da Mininkleri dà solo l'illusione del gol con la sfera che termina fuori di un niente. Il Pineto risente nel finale anche dei tanti impegni ravvicinati e Pomante inserisce ancora forze fresche al 36esimo, cambio tattico per il tecnico locale che richiama Pepe e fa entrare Bugaro passando di fatto ad un 4-2-4 e tentando il tutto per tutto, ma è la Vastese a rendersi pericolosa al 39esimo con un lampo di Diarra sul quale è bravo Mercorelli in tuffo a disinnescare spedendo in corner. Nel finale è una solo pinetese al 42esimo, ripartenza veloce dei biancazzurri con Bugaro che prima pensa al tiro, poi serve Romano che però sbilanciato spreca spedendo abbondantemente largo, ultima occasione al 44esimo per Galeano dalla distanza ma il rasoterra pericoloso esce fuori di un soffio. Il derby così si tinge di biancorosso con la Vastese che si porta a casa l'intera posta in palio, pasto falso del Pineto che frena nella corsa playoff e rimanda le proprie chance alla sfida contro il Castelnuovo, Covid permettendo. Termina qui questa edizione del TG6. Questa sera alle ore 21.30 come sempre torna Pallavolé di Sergio Zappalorto. L'informazione poi ci sarà nuovamente alle 23 con l'edizione della notte. Grazie e buona serata.